Eh sì, con questa storia dello Ius Soli, questi qui sono impazziti perché gli italiani sono destinati a sparire, fatti fuori da altri italiani che ci comandano al governo. Ora, lo Ius Soli vuol dire che chi nasce in Italia è italiano da subito, quindi immaginatevi tutta questa gente che verrà a partorire in Italia per prendere la cittadinanza. Capite quindi che è in atto una nuova colonizzazione come una volta avvenne tra il nord e il sud Italia, a spese ovviamente del sud. Il sud che prima si chiamava il Regno delle Due Sicilie ed era una potenza mondiale, militare, soprattutto mercantile, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, però c'era il lavoro. C'erano le fabbriche, non esisteva l'emigrazione, non c'era la disoccupazione, anzi c'era molta gente del nord che scendeva a sud per lavorare ed era quindi un regno sano, anche se molti asserviti alla storia di Garibaldi dicono che queste cose non sono vere. Meno male invece che è diventato un argomento di tendenza grazie al lavoro importantissimo di 30 anni di grandi revisionisti storici che hanno girato e girano gli archivi di Stato. Quindi tra nord e sud avvenne un prelievo con la forza, cioè un'invasione soprattutto militare e con l'inganno, e il sud che aveva 3 volte la ricchezza di tutti gli stati del nord messi insieme divenne povero e cadde a picco. I meridionali quindi non ebbero tante scelte, o emigrarono in tutto il mondo, oppure si spostarono a nord per lavorare per pochi soldi, oppure diventarono reazionari, rivoluzionari, oppure briganti perché gli erano state portate via le terre. Beh, oggi accade la stessa cosa, non ci crederete, ma questa grande crisi che questa volta c'è davvero, che aumenta sempre di più, soprattutto da quando siamo entrati nell'euro, beh, costringe lo Stato, che non è più uno Stato perché non ha la sua moneta, non ha la capacità di spendere, uno Stato senza moneta non è uno Stato, beh, questa grande crisi costringe lo Stato a tagliare, tassare, riformare e quindi soffocare i cittadini e l'economia. Per esempio, prendiamo come esempio il Job Act, che non è altro che la compressione di tutto ciò che è ricchezza. Beh, così facendo però le aziende chiudono, nel migliore dei casi abbassano i salari al minimo, oppure licenziano e mandano sul lastrico tante famiglie. Molti si sono suicidati, soprattutto dall'intervento dei governi tecnici dal 2011. E allora chi serve per mandare avanti l'Italia? Beh, servono nuove razze a prezzo stracciato. E questi popoli stanno già prendendo il nostro posto, cioè ci stanno già sostituendo. Tra l'altro vedo molti italiani che lavorano come camerieri in ristoranti cinesi o ragazze che lavorano a part-time in negozi arabi, o persone appunto che lavorano per ditte straniere che si sono appena insediate sul territorio italiano. Per carità, niente di male, però per me non è molto normale. Io sono nato e vissuto negli anni 70, 80, 90, li ho respirati e mai sarebbe esistita così tanto in modo sproporzionato una cosa del genere. L'Italia e gli italiani quindi stanno scomparendo per fare spazio a nuovi schiavi, e lo dice chiaramente il rapporto del tasso di natalità in Italia: nascono più stranieri che italiani. E io questo dato lo faccio vedere nei miei concerti o nei concerti convegno con l'avvocato Amato. Un giorno quindi che cosa farò? Racconterò ai miei nipoti che sarebbe bastato uscire dall'euro, recuperare i nostri beni, evitare le privatizzazioni, nazionalizzare e separare le banche, quelle di investimento da quelle che ci servono per il mutuo, e magari spendere a deficit quando serviva farlo, alzando anche un pochettino il tasso di inflazione per far girare l'economia. Questa cosa la sa anche l'economista, diciamo, a primo anno. Quale partito ha le palle di fare questa politica economica in Italia oggi, non solo a parole? Attendo risposte. C'era una volta il Regno delle Due Sicilie, che era tutto il Sud Italia. Dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il Sud era ricco. Ma poi venne Garibaldi, fece l'Unità d'Italia e il Sud divenne povero e cadde a picco. E il ritornello di questa canzone fa: Al Sud nessuno emigrava, al Sud la gente si amava, al Sud si lavorava prima, questo prima dell'Unità d'Italia. Accade la stessa cosa oggi, è tutto in questo brano. Al Sud si trova nel disco Nuovo Controordine Mondiale, sono le ultime copie. Ordinalo a giuseppepovia@vodafone.it, una copia 15 euro, due copie 20 euro. È un disco autoprodotto, non distribuito. Io mi faccio pubblicità solo qui e sui temi che tratto. Se vuoi avermi in concerto di presentazione di questo disco a solo rimborso spese, da ottobre in poi, scrivimi giuseppepovia@vodafone.it e diffondi questo video. Ciao.